Francesco Taverna, segretario di questa Camera del Lavoro dal 1951 al 1976. Abbiamo deciso di dedicare questa nuova sede alla sua memoria. Con lo stesso spirito abbiamo deciso di chiamare a questa sala Sala San Lopertini. Questo compagno lo vogliamo ricordare anche a Crema, non solo come presidente di tutti gli italiani, ma anche come protagonista della storia di emancipazione dei lavoratori. Di Cecco Taverna voglio dire una cosa sola, semplice, la cosa che mi pare più importante in questo momento. Cecco è stato per me e per varie generazioni di giovani un maestro di vita. Con lui, attorno a lui, il primo gruppo dirigente, Bardelli, Galmozzi, Carnesella, Mulazzani, Farina, Minuti, Cadregali, Maccabelli e dopo qualche anno Mussa, Petrò, Gino Cremonesi. E nelle fabbriche i primi attivisti, i primi militanti. Ricordo fra tanti Antonio Maneppa, Franco Bianchessi, Livio Alfredo, Calzi Giovanni della Ferriera, Francesca Marazzi, per tutti la Cecchi, Zani, Cattaneo Egle, Genevini Agide e Stelio, Marchini Palmiro, Gramignoli Vittorio, Carrera Maurizio, Galmozzi Giovanni, Manenga Giuseppe, Patrini Mario della Everest, oggi Olivetti, Savoldi Rino, Carioni Mario, Cerioli Agostina dell'Inificio, Cesare Brazzoli, per tutti il Barba, e Cantoni Giovanni, Murì della Bonaldi, Bianchi Pio che lavorava alla Bianchi di Milano, Cattaneo Ernesto della Lancini, ed infine il carissimo compagno Ciro De Silvestro, recentemente scomparso, uno dei primissimi insegnanti che ha avuto il coraggio di iscriversi al sindacato, in particolare alla CGIL Scuola, militante di questa organizzazione. In memoria di Ciro abbiamo deciso di istituire a partire dal prossimo anno scolastico una borsa di studio sui temi dell'etica, visto che questo compagno, già in anni in cui questo argomento non era neanche di moda, aveva il coraggio di pensare a soluzioni tecniche di inserimento appunto dei portatori di handicap nel mondo della scuola. E oltre a questo elenco di compagni, altri nomi che per brevità ovviamente non cito e che hanno costituito il primo nucleo della CGIL a Crema. Furono quelli degli anni 40 e 50 momenti molto difficili, perché è giusto ricordarlo in questo 25 aprile, perché allora, in quei tempi, essere comunisti, essere socialisti, essere militanti della CGIL significava rischiare il posto di lavoro. Molti di loro anche a prendere in questo movimento sindacale, ad alcuni temi su cui vorrei dare modestamente e succintamente il mio punto. Ebbene, il mondo sta cambiando profondamente, a grandi passi, parallelamente anche la società italiana. Io mi domando, la CGIL come sta reagendo a questi cambiamenti? Da 2 anni circa si è aperto un dibattito interno, contrassegnato anche da alcuni momenti di grossa tensione. Si arriva a parlare di crisi della CGIL, di malessere, di febbre. A me non dispiace, cari compagni, il riferimento alla febbre. Perché se da una parte la febbre è la prova di un qualcosa che non va in un corpo, dall'altra è segno che quel corpo reagisce e quindi nel nostro caso di un'organizzazione che sa reagire avvertendo l'esigenza di riformarsi sia nella propria struttura organizzativa che nel proprio programma fondamentale. Ma lo stato di malessere in questa CGIL, almeno a me, non pare finito. Perché? Perché a mio avviso è ancora in discussione la nostra cultura della realtà. Una cultura cioè che sappia vedere non solo le vecchie ingiustizie e le vecchie contraddizioni del capitalismo, ma che prenda piena coscienza delle conseguenze dei processi di ristrutturazione avvenuti nell'ultimo decennio. E quando parlo di conseguenza non intendo solo quelle economiche, ambientali, materiali, intendiamo un'analisi assodata. Innanzitutto un grazie a tutti quei compagni e compagne che volontariamente e gratuitamente, cosa non facile, ci hanno aiutato a fare il trasloco e a completare tutti i lavori finali, e sono stati tanti questi compagni. Gli ultimi lavori, si sappia, sono finiti ieri sera, tutto a tempo di record, altro che il mondiale, abbiamo battuto tutti. Un mese fa nessuno avrebbe pensato che saremmo arrivati in tempo.
Un grazie particolare lo voglio rivolgere all'architetto e compagno Andrea Comelli. Andrea da qualche mese in qua ha fatto di tutto, ha fatto l'architetto, il falegname, l'impiantino, proprio per darci una mano. Ha lavorato di fatto a part time alla Camera del Lavoro, a tutte le ore del giorno e della sera, a parte la fascia oraria dal mattino fino alle ore 10, perché in genere questo compagno fino a quell'ora non riesce molto a connettere, però dalle 10 in poi è sempre stato proprio polivalente e abilissimo. Grazie Andrea, perché mi pare che tu abbia lavorato per questa Camera del Lavoro come se fosse stata la tua casa. Un grazie particolare ad Angelo Dolce, non solo perché ha fatto queste belle opere, che ci aiuteranno, io mi auguro, a rendere meno monotoni, più creativi i nostri futuri dibattiti. Ma anche perché lavorando in alcuni periodi, notte e giorno, Angelo, in questa sala e nell'atrio, spesso Angelo ha avuto modo, con la sua aria seramica e con i suoi fini argomenti, di farci fermare, noi sempre di corsa, un attimo per riflettere, con calma, come sa fare lui. Un grazie anche all'impresa Vigani e a tutti gli altri collaboratori artigiani, i quali, anche se regolarmente non hanno rispettato i tempi promessi, alla fine ci hanno consegnato questa bella sede ultimata. Un grazie anche a Mario Mantovani, che con competenza ed entusiasmo ha preparato un interessante programma di iniziative culturali, e come sapete il 12-13 maggio ci sarà in piazza Trento e Trieste il grosso di queste iniziative. Un grazie affettuoso a tutti i compagni funzionari che hanno saputo in questo periodo conciliare gli impegni loro di categoria con un aiuto fattivo a tutti i lavori di rifinitura. Lasciatemelo dire, una montagna di affetto e di grazie ad Agnese, ad Angela, a Lodovica, a Lorena e a Rosanna, compagne del cosiddetto apparato tecnico, brutta espressione del gergo sindacale, le quali però hanno svolto il loro lavoro con grande serietà professionale e con dolcezza. Cioè, dolcezza si fa per dire, insomma, comunque ci hanno messo anche quello. Adesso per concludere, tocca a te, Luciano. Il saluto. Quando si è lavorato assieme per tanti anni e si è creata amicizia, le parole non è pesate. Soprattutto non fare troppe chiacchiere che disturbano. Io ti saluto così, caro Luciano. Ti sembrerà forse strano il modo. Io ti saluto facendo a me stesso un augurio. L'augurio è questo, che quando lascerò anch'io questo incarico, poter sentire gli stessi giudizi che in queste settimane ascolto da compagni e da cittadini su di te. Noce, dicono tutti, e io ne sono profondamente convinto, è un compagno, è stato un dirigente di tutta la CGIL, anche nei momenti più di maggiore tensione, pur difendendo a denti stretti le proprie convinzioni, si è sempre rifiutato di fare il capocorrente nel senso negativo della parola e con la sua umanità e con la sua abilità, anche in quei momenti, è sempre stato il dirigente della CGIL, di tutta la CGIL. Questo, caro Noce, mi pare il modo migliore di salutarti e di ringraziarti. Partecipare all'inaugurazione della nuova Camera del Lavoro di Crema. E
inutile che dica che per chi mi parla questa iniziativa è in sé un grande significato, un significato che è affettivo, che è politico e che è culturale. Finalmente una nuova e nostra Camera del Lavoro, realizzata con l'impegno attivo e concreto di tanti militanti, come dicevo, popolo con il decisivo contributo finanziario coperto da sottoscrizioni tra i lavoratori. E mi permetto di dirlo, da una oculata gestione delle risorse interne che viene da molto lontano e dalla sensibilità concreta che si è manifestata da più parti sulla necessità sempre più ineludibile dei lavoratori di avere una sede funzionale con tutta una serie di servizi accessibili a tutti, anche per operare un necessario salto di qualità. In occasioni come questa si corre certo sempre il rischio di cadere nella retorica, ed io non voglio correre questo rischio, anche se non posso negare che l'occasionale gioia di parlarvi all'inaugurazione della nuova sede non dimentica come altri dirigenti che mi hanno preceduto avrebbero meritato questa soddisfazione per aver perseguito per anni e creato essi stessi i presupposti al raggiungimento di questa realizzazione. Ne discende la convinzione dell'assoluta necessità che alla nuova sede si accompagni un significativo sforzo di elaborazione, presupposto per rimuovere aree di conservazione, di staticità e anche di pigrizia che a mio giudizio costituiscono in buona misura una faccia della crisi politica e culturale che attraversa il rapporto sindacato e aree non secondarie di lavoratori. Il rinnovamento culturale della nostra proposta deve avvalersi di una prassi permanente di ricerca e di confronto. Questo è un passaggio obbligato se si vuole evitare che la crisi assuma sempre di più i contorni del corporativismo, inequivocabile quindi perdita di ruolo. Ridisegniamo allora le regole, norme, comportamenti in grado di verificare la coerenza sugli obiettivi e la rappresentatività reale del sindacato, la sua unità nel pluralismo e la sua autonomia. Come mi è capitato di scrivere in questi giorni, porto il sentimento dell'affetto e della riconoscenza ai tanti compagni e compagne e agli stessi amici e colleghi della CISL e della UIL con i quali ho condiviso importanti anni della storia dei lavoratori. Con rispetto, mi permetto però di chiedere a tutti voi di non disperdere mai l'obiettivo etico dell'emancipazione dei lavoratori e dei soggetti più deboli, affrontando i difficili problemi del vostro tempo, guardando quindi sempre in avanti, ma consapevoli però che rappresentate ideali, culture e speranze per le quali tante lavoratrici e tanti lavoratori hanno consumato i migliori anni della loro esperienza sindacale e politica. Sono stato da sempre convinto che quando i sentimenti non sono una formalità ma sono veri e fanno parte del tuo patrimonio vissuto non devi preoccuparti di apparire emozionato come sono io in questo momento. Ecco perché concludo questo mio intervento, l'ultimo da sindacalista, rivolgendomi direttamente non al segretario generale aggiunto della CGIL, in quanto tale, ma a Ottaviano, all'amico, all'uomo che stimo. Finisco così. Quando l'imprevedibilità della vita mette a dura prova la tua esistenza con la sofferenza fisica,
senti molto forte quanto può essere fragile la tua capacità di non porti i volti interrogativi. Senti il desiderio di ritrovarti, che si accompagna però al timore che forse non sarai o non sarà più come prima. Mentre ti trovi immerso in questo contesto, ecco però che ti vedi davanti un amico. La tua presenza con le amate ombre, un libro, hanno significato da quel momento il sapore vero dell'amicizia, ritrovandomi sì diverso, perché soggetto e testimone di quanto mi abbia arricchito la tua solidarietà. Grazie Ottaviano, grazie a tutti voi cari amici e compagni e buon lavoro per il lavoro che vi attende. Che sono andati in pensione e che erano dipendenti, come piace chiamarla per ricordare un vecchio mito, della vecchia ditta CGL, ci hanno lavorato proprio come dipendenti. Alcuni compagni non ci sono più. Noi ringraziamo chi ha accettato il nostro invito, ma anche a questi compagni che sono presenti comunque nel nostro cuore. Noi vogliamo significare chi ha avuto la privilegio e l'avventura di condividere il rapporto d'amore con questi compagni, ricordo. Tutto qui. Allora, il compagno Alfredo Calmonte.
compagno, non so se è presente, che c'è uno Zeloni, Zeloni Mario, amministratore tra l'altro, sincero, quindi molto importante la cosa. Siamo grati anche. Giacomo Caldesella, al compagno che raccontava poco fa al compagno italiano del Turco il giorno dopo il 25 aprile del 45. Maccavelli e Rete. Francesco, dei pensionati. La Camera al lavoro. Adesso leggo io, al compagno Polloni. Noi vogliamo fare così un'altra premiazione
un compagno che è ancora in CGIL, che ha dedicato 22 anni della sua vita lavorando per i braccianti, ed è il compagno Cecilio Vergara. Penso
a quella particolare crisi che investe il sindacalismo confederale, costituita dall'esplosione e dalla voglia di far valere le ragioni del mestiere, della professione, della corporazione. E però sarebbe sbagliato, tante volte incontro compagni di mio partito, di altri partiti, che mi guardano la mia piena di comprensione, certo che avendo dei guai. E a me viene voglia di rispondere, se non altro per spirito di bottega, che certo noi ne abbiamo dei guai, ma non siamo mica i soli, perché qui in Lombardia quello che noi chiamiamo il fenomeno di corporativismo che caratterizza questa fase di esplosione di conflitti sociali nel settore dei servizi, in modo particolare nel mondo dei partiti, con altri nomi. In Lombardia si chiamano Lombardi, nel Piemonte si chiama la Lega Piemonte, nel Veneto si chiama Lega Veneta, nel Friuli si chiama Artista del Friuli. Cioè si tratta di fenomeni. E a me è parso molto bello quel passaggio della Nazione di Popolo che diceva, insomma, questo è un paese strano in cui ciò che conta è ciò che sei e ciò che fai. E la quantità di, come dire, di solidarietà che è la caratteristica fondamentale di qualunque regola della convivenza civile rischia di scomparire. Noi siamo quel sindacato molto grande che vuole continuare a far vivere questa solidarietà della società italiana. Guardate, noi abbiamo oltre 5 milioni di iscritti. Se ci pensate, sono il doppio di tutti gli iscritti ai partiti, messi insieme. E però si discute della nostra rappresentatività, e c'è una ragione. Non è sbagliato discutere della nostra rappresentatività, perché mentre per il sindacato confederale vale la regola che abbiamo moltissimi iscritti e rischiamo di avere una crisi di consenso, per i partiti politici vale il contrario. Pochissimi iscritti, ma i voti, e cioè la sanzione che viene da un'espressione di voto del corpo elettorale. Tutti sanno quanto pesa Forlani in questo paese, quanto pesa il Partito Socialista, quanto pesa il Partito Comunista, quanto pesano le formazioni minori. Per le confederazioni bisogna fidarsi della parola del suo segretario generale o del suo amministratore. Noi siamo 100 milioni e passa iscritti, non potremmo pagare lo stipendio ogni mese a un esercito di 15.000 funzionari. E allora forse riflettendo su questa simmetria tra la crisi del sistema politico che produce questi fenomeni di autonomizzazione della politica e la crisi di governo del conflitto sociale che produce i fenomeni di corporativizzazione dei comportamenti di piccole fette della società, allora non tutti in questa società fanno i macchinisti portano per sé. Non tutti in questa società hanno la maschera per l'anestesia. Non tutti in questa società fanno i montatori di immagini televisive che vogliamo tutti vedere la domenica pomeriggio o la domenica sera. C'è in questa società gente che non ha potere contrattuale diretto e che ha diritto ad avere un posto al sole. Senza questa capacità delle confederazioni di rappresentare anche questo mondo di gente che vive qualche volta sottoterra, i minatori dell'Iglesias, non avendo altro potere contrattuale che quello di testimoniare della loro condizione, hanno dovuto chiedere al Tortelli di andare a discendere i loro negozi perché si parlasse di loro. Loro non sono macchinisti dell'economia che possono fermare i treni, non sono livello anestesisti che possono bloccare le sale della notte. Ecco dunque che io penso che questo è un anno che noi dobbiamo dedicare a questa riflessione. C'è il congresso della CGIL, è una grande occasione per riflettere attorno a queste cose, per riflettere attorno alle regole del gioco. Chi siamo, che cosa rappresentiamo, chi vogliamo rappresentare, come li vogliamo rappresentare. Questo delle compagni, io insisto nel dire, uso un termine che cara al ricordo di molti compagni con i capelli grigi che ci sono in questa sala e che probabilmente dirà poco ai giovani cresciuti nel sindacato di questi anni. Però c'era un istituto nel dopoguerra che faceva misurare la forza della CGIL, e se anche qualcuno non si poteva iscrivere alla CGIL perché rischiava il licenziamento, c'era un'occasione nella quale poteva scegliere e decidere che la CGIL era un pezzo straordinario del sistema di difesa del mondo del lavoro dipendente. Era l'elezione della commissione di merito, dove riusciamo a farlo, dove riusciamo a presentare le liste. E quello era uno straordinario elemento di consolidamento della nostra autorevolezza, della nostra autorità, del potere negoziale del sindacato. Io non penso che la storia si possa ripetere
allo stesso modo, anche se qualche volta dovendo semplificare per i giornali la formula è più facile dire rifacciamo come alle commissioni in vendere. Mi piace l'idea che molti milioni di lavoratori abbiano, come molti milioni di cittadini che poi, la possibilità di scegliere il proprio sindacato, di dire ogni 2 anni io rinnovo le mie rappresentanze nel mio posto di lavoro. So chi sono, li individuo, esco dalla situazione di instabilità, qualche volta di antipico, esercitiamo il diritto di rappresentare la gente. Perché mi pare che questo sia un bel modo per dire ai compagni della CGIL di Brenta che c'è un anno straordinario di lavoro da fare per difendere i lavoratori, ma anche per riflettere attorno al modo in cui gli interessi dei lavoratori vengono difesi meglio. Così come io penso, compagni, che non bisogna aver paura di andare contro corrente. Tante volte toccava la CGIL a fare questo mestiere. Noi dobbiamo riprendere la bandiera dell'unità sindacale. Io lo so che in un periodo come questo, con i disagi che ci sono nel sistema politico, con i problemi di unità del movimento sindacale, dal punto di vista anche dei comportamenti concreti di ogni giorno, parlare di unità sindacale può apparire un modo bizzarro di far politica. E però io mi sento di dirlo anche a costo di giocare una festa, che i compagni possiamo solo fare più grandi le nostre botteghe, finché staremo con duro per questo. Mentre probabilmente per capire meglio le differenze, per rappresentarle meglio, per governarle meglio dal punto di vista sindacale, abbiamo bisogno di avere un grande slancio unitario che ci consenta di presentare una proposta ai lavoratori che vi dia credibilità, alle proprie utenti e della solidarietà che sono proprio in sindacale. Insomma, io penso che non si possono cambiare le regole del gioco della politica escludendo qualcuna delle grandi forze politiche che hanno fatto la resistenza e la Costituzione. È impossibile. Nessuno l'ha mai proposto per la verità, ma nessuno lo propone perché sa che è impraticabile pensare di cambiare le regole della Costituzione fuori o contro l'apporto della Democrazia Cristiana, fuori o contro l'apporto del Partito Comunista, fuori o contro l'apporto del Partito Socialista e di altre forze politiche che, anche se sono minori, rappresentano un pezzo straordinario della storia politica e culturale e ideale di questo paese. Ma voi immaginate una modifica delle regole del gioco del conflitto sociale fatte contro la CGIL o fatte contro la CISL o immaginate contro la UIL? Ecco dunque un secondo terreno da riprendere. Non lo dico perché oggi è una festa e ci sono gli amici della CISL che sono qui con noi, ma non è immaginabile un rapporto di massa con quelle forze che guardano anche con un po' di diffidenza la nostra esperienza, senza riproporre con forza questo discorso, senza rianimare questa capacità del sindacato, di determinare anche degli slanci di militanza, di fantasia politica, di entusiasmo che sono necessari quando si intraprendono grandi percorsi e grandi battaglie. Io penso sempre che abbiamo gli strumenti scritti nella Costituzione. Certo, io so che quando parlo di articolo 39 del 1990, so bene che ci sono 43 anni di differenza tra il momento in cui i patti costituenti scrissero questo articolo. Ma io so però che l'ispirazione di quell'articolo, l'organizzazione sindacale è libera, dice l'articolo 39, indica una strada, che è quella di determinare le regole della rappresentanza, della rappresentatività, che diano certezza alla gente, e non l'articolo di poter giocare con le vicende sindacali come se fossero i fazzoletti prima, che si prendono, si usano e si buttano. Questo spesso succede in alcune organizzazioni sindacali che si mettono in concorrenza con noi nella distribuzione. Così penso alla necessità di praticare l'articolo 40 della Costituzione, che riguarda l'esercizio del diritto di sciopero. Quando i Comas bloccano i treni, io non ho mai visto protestare un solo imprenditore italiano, il quale comincia a non protestare più nemmeno se si bloccano gli aerei, perché la storia del conflitto di classe insegue l'evoluzione del mondo dei trasporti. Quando io ero piccolo, a me era consentito solo prendere la corriera, il treno lo prendevano solo i signori. Quando è capitato di poter arrivare al treno, i signori erano già passati all'aereo. E quando l'aereo toccava anche ai funzionari del sindacato, hanno i loro exempi, i loro piccoli jet personali per potersi muovere. E quindi l'esercizio del diritto di sciopero nei trasporti è in realtà qualcosa che riguarda il rapporto tra lavoratori e lavoratori, tra lavoratori che lavorano nel servizio e utenti di questo servizio. Quando blocchiamo i treni in Lombardia ci sono migliaia di lavoratori pendolari
che hanno il dovere di arrivare sul posto di lavoro. Ecco dunque il tema nuovo rispetto al modo con cui i padri costituenti immaginarono l'articolo 40. E da ultimo, compagni, l'articolo 46, che ha citato un poco parlando di democrazia economica, il 92 arriva presto. Noi sapremo scambiare le nostre merci con gli altri paesi d'Europa esattamente come facciamo da molti secoli a questa parte, siamo più bravi di altri. Probabilmente riusciremo a scambiare anche servizi, probabilmente saremo capaci anche di partecipare al grande gioco della finanza europea alla pari con gli altri paesi. Però c'è una parte di questo paese che deve avere qualcosa di meno degli altri lavoratori europei. La possibilità che hanno i lavoratori tedeschi, i lavoratori inglesi, i lavoratori di altri paesi europei di partecipare alle vicende dell'economia del loro paese con strumenti e con poteri di controllo che noi ancora non abbiamo e sui quali dobbiamo esercitare la nostra fantasia, la nostra capacità, non per diventare, come dice qualche mio collega, banchieri o imprenditori, non è questa libertà per noi, noi siamo lì per fare altre cose, ma per controllare che queste cose non vengano usate contro di noi, contro la gente che noi rappresentiamo. Ecco, io insomma, vi ho già provocato abbastanza la festa, riproducendo queste questioni di tempi di riflessione, quindi finisco qui. Voglio dire qualcosa sulla sede. A me mi piace molto. Voi sapete che io di giorno faccio il sindacalista e di notte qualche volta passo qualche ora a dipingere. A me l'idea che in una sede sindacale ci siano due affreschi, che come dice questa scritta che pochi vedranno, ma che c'è, c'è scritto «ad ogni tempo ci sia dato esserci», è una, come dire, una frase che allude a cose più profonde, più grosse, della voglia dell'artista di stare dentro questa sede, che però pizzico di orgoglio, perché in questa sede in ogni tempo ci sia dato essere un pezzo della storia dell'arte di questa zona, di questa città, di un compagno che ha passato una parte del proprio tempo a rendere un pochino meno tragiche le nostre sale. Io spesso pensavo quando ero piccolo che noi producevamo poche idee perché le facevamo in sedi talmente insopportabili che farti venire una bella idea in quella sede era uno sforzo e un eroismo che capitava poco. A me pare difficile che in una sede come questa, con questo sfondo, possano venire cattive idee o cattivi propositi ai compagni che partecipano a questa cosa. Così come ringrazio l'Argento per aver pensato assieme ai compagni a predisporre alcune misure che riguardano la possibilità di accedere in questa sede ai lavoratori portatori di handicap. A me una sera è capitato, compagni, andando a San Benedetto del Tronto, di incontrare compagno, iscritto alla CGL, medico dell'Inca della zona. Il compagno si chiama Antonio Guidi, adesso è responsabile nazionale per il settore etica della CGL. Era candidato alle elezioni, voleva fare il deputato. Io gli dissi, guarda, io spero proprio che la gente non ti elegga, perché il Parlamento, nelle condizioni in cui puoi fare politica tua, avrà un peone su più. E noi avremo un dirigente sindacale in meno. Due giorni dopo lì, elettorale, non era stato eletto, lo chiamai e dissi vieni a lavorare con noi in CGE, vedrai che potrai fare tanto quanto avresti potuto fare in Parlamento per vedere che vuoi rappresentare. I suoi compagni sono due anni che tu lavora con noi. Trentino è tornato da Alessandria dicendo con gli occhi lucidi che aveva visto una sede nuova, avevano dovuto modificare anche l'architettura immaginata in precedenza per cercare di fare dentro questa sede gli spazi necessari perché i portatori di handicap potessero passare. Così allora ho scoperto che un'organizzazione come la CGL può educare la coscienza di milioni di persone, ma in questa organizzazione talvolta una persona può educare la coscienza dell'intera organizzazione. Ho pensato con grande affetto ad Antonio Guidi, così come ci ho pensato questa mattina, quando per primo scendendo dalla macchina ho detto spero che tra i lavori che farete in seguito, perché temevo che mi si rispondesse non li abbiamo previsti, nei lavori che farete in seguito spero che immaginate anche la parte relativa alla possibilità dei lavoratori portatori di handicap di entrare in questa sede. Ci hanno già pensato i compagni, di questo voglio ringraziare a nome di tutta la CGL, perché questo è il modo con cui le cose che abbiamo dovuto agganciare a Firenze cominciano a diventare pratica quotidiana del lavoro della nostra organizzazione. Un ringraziamento a tutti i vecchi compagni, vi abbraccio a nome di tutto il gruppo dirigente della CGL. Questa organizzazione non sarebbe quello che è.
non resisterebbe come resiste alle difficoltà del presente, se non ci fossero state, non ci fossero compagni come loro della nostra organizzazione. E permettetemi di concludere, compagni, ovviamente con un riferimento a noce. Beh, io voglio dire due cose che sono normali in circostanze come queste. La prima voglio spiegare un riferimento che ha fatto Noce nel corso del suo intervento che mi riguarda, che a molti compagni può essere apparso scuro, salvo delle affermazioni di amicizia che invece sono state chiare e capite da tutti. Voi sapete che Noce ha avuto un brutto guaio qualche tempo fa, e lo ha subito brillantemente, quindi se ne può parlare tranquillamente. Io andai a trovarlo in ospedale. Ve lo voglio raccontare questa storia perché non l'ho mai dimenticato. Andai a trovarlo, i medici mi dissero naturalmente che bisogna stancarlo questo contagio perché si sta riprendendo ma ha bisogno di molta calma e di molta tranquillità. Io mi avvicinai nella stanza dove era Noce e Noce stava parlando con Zubari. Te lo ricordi Noce? Zubari era il compagno segretario degli Udini della Lombardia, e Zubari gli stava raccontando, il passino per del figlio, se non allora, stava raccontando a Noce come era andata l'ultima riunione del sindacato. E per lì, io compagno che la racconto così come l'ho vissuta, non aggiungo e non tocco nulla, io lì per lì provai una grande rabbia nei confronti di Zubari. Forse ero perché ero stato messo in guardia dai medici, ma avrebbero mi raccomando. Non parlare di lavoro, scherzare, sono affaticato. E così dissi, ma è possibile che Zubari non capisce? E poi però, compagni, non volete, siamo fatti così, pensate che in tutte le storie c'è un elemento che vi fa arrabbiare, ma c'è anche qualcosa che vi fa riflettere. Quei due compagni ci parlavano lì, uno fermo e immobile per non turbare la ripresa dell'equilibrio delle forze dopo intervento, e l'altro che vi parlava, anche in quelle condizioni un po' drammatiche, erano due esemplari di una razza straordinaria di questo paese, dei militanti della città. I quali possono anche trovare le occasioni sbagliate, come sto facendo io, per rovinare una festa, per rovinare una, come ritardato un po' di guarigione, e però nemmeno in quella circostanza dimenticavano che loro avevano qualcosa di più del loro dovere professionale da fare, che avevano delle responsabilità nei confronti della gente. E Zubari non se la sentiva di tenersi in corpo questa responsabilità, le voleva comunicare anche in quelle condizioni di precarietà a Luciano Noce. Questa mi pare la testimonianza che io vi dovevo, ma che spiega anche per quale ragione siamo qui, c'è questa sede, ci sono questi compagni, c'è questo senso di continuità della nostra storia, anche questo episodio. Ecco, Noce l'ha vissuto come un atto di amicizia mio nei suoi confronti. Io l'ho vissuto con una lezione di Noce nei miei, adesso glielo dico perché non ne abbiamo mai parlato, glielo dico davanti a tutti quanti voi, così lui sa che è vero che io lo sto dicendo, ci sono dei testimoni insomma. L'altro è che io con Noce sono sempre riuscito a stabilire un rapporto che era fatto di tantissime cose, della militanza del sindacato, di comuni ideali, ma anche della voglia di dare del sindacalista un'immagine, come dire, meno, come vogliamo dire, Luciano, insomma, volevamo dimostrare che eravamo come tutti i compagni che hanno voglia di parlare di calcio, di feste, di musica. Lui sapete è un grande discorso del vino. Anche meno, certo, lo so che è una sala abbastanza sensibile, data la zona. Bene. Ogni volta che mi sono visto con Noce, abbiamo parlato dei nostri sindacati, che c'erano, e poi inevitabilmente finiamo per concludere che la Patronia aveva sbagliato una formazione o che la Lazio aveva infitto qualche dolore alla sua squadra, riservandosi solo per quella domenica di giocare un calcio a livelli della Sferi della squadra di Noce. Io ero una delle poche soddisfazioni che riuscivo a prendermi con lui su questo piano. Certo, ma devo dire che non mancheranno a tanti altri compagni che mi faranno vivere le esperienze del sindacato come le ha fatte vivere Luciano, perché la CGL riconduce continuamente le centrali di costanza. Mi mancherà questo aspetto nel caso.
capacità di parlare di tutto, di essere esattamente come tutto il resto della gente che lo rappresenta. E questa è la ragione della gente di voi, ed è per questa ragione che io sono qui a nome mio, a nome di Trentino, a nome di tutti i compagni della segreteria della CGL, del gruppo di gente della CGL. Grazie Luciano per tutto quello che hai fatto. Thank you.